Eccoci, questa notte abbiamo dormito dove abbiamo dormito già ieri notte. Vi lascio come sempre le coordinate sotto. Abbiamo dormito abbastanza bene, ha fatto parecchio fresco, la temperatura è scesa a 15 gradi nonostante siamo a metà agosto. E questa mattina ci siamo diretti verso Grindelwald, dove era in programma di andare. Bella la sua ubicazione perché è proprio immerso in una vallata verde, circondato praticamente da questo verde, da queste casette. È molto molto bello il paesaggio. Abbiamo fatto solamente 2 o 3 ore di passeggiata, abbiamo portato i bambini nel parco giochi. Non siamo saliti su A-First perché a parte la coda, c'era una coda veramente enorme, c'era una coda un po' troppo. In più era carissimo il prezzo perché costava 64 euro a testa. I bambini pagavano la metà, per cui veniva comunque una bella cifra. Più dovevamo farci un'ora e mezza di coda per salire, così abbiamo deciso di passare. Dopo il giro in paese siamo andati alla Coop a comprare di nuovo qualcosa da mangiare e siamo ritornati all'Outerbrunnen. Ovviamente il posto ce l'avevano già occupato. Mi sono fermato comunque in un posto alle 4 frecce lì di fianco, perché comunque ho pagato per 24 ore. Ho provato a aspettare che si liberasse, non ho trovato posto, così ho lasciato Valentina con le 4 frecce e sono andato a fare le foto alla cascata dell'Outerbrunnen, che è molto bella. L'orario migliore per andare a fare le foto alla cascata è all'incirca, adesso che siamo a metà agosto, all'incirca da mezzogiorno e mezza all'una e mezza. Bisogna venire solamente in questo orario perché il sole in quel momento è a picco, illumina tutti e due i lati, più o meno tutti e due i lati della vallata, e soprattutto illumina la cascata da dietro, quindi diventa illuminata e diventa molto più visibile. Invece normalmente quando il sole va al di là o al di qua della vallata, non essendo più illuminata, si perde un po' nelle rocce, non si vede quasi nemmeno. Di contro a quell'ora lì però effettivamente il sole fa le ombre solo sotto, è un po' antiestetico, ma è l'unico modo per far risaltare la cascata. Dopo aver fatto le foto alla cascata siamo venuti più avanti a vedere la seconda cascata, vi lascio le coordinate anche di quella, e tornando indietro abbiamo trovato questo posto veramente bello perché è in mezzo agli alberi, al fresco e all'ombra, dove ci fermiamo a mangiare, e dopo andremo in una biosfera dell'UNESCO, per cui deve essere molto carino, e dormiremo lì. Vediamo un po' com'è. A dopo! Grindelwald è un paesino svizzero e si trova sotto 2 montagne enormi, il Waterholm e il Lager. Qui potete trovare di tutto, natura, sport, avventura e relax. Infatti la valle di Grindelwald è una meraviglia, con 300 km di sentieri che possono essere percorsi a piedi o in bicicletta, bellissimi laghetti da scoprire e cascate da paura, e splendidi ghiacciai. Tra le cose più belle che potete trovare c'è la Prime Cliff Walk, una passerella sospesa che ti fa camminare nel vuoto e vedere tutto dall'alto, soprattutto il lago Buckle Peace, un posto veramente meraviglioso tra le montagne. Qui potete trovare anche il Pifistec, una funivia che vi porta su una pista dove si può andare direttamente con lo slittino, anche d'estate. Grindelwald è anche un posto pieno di storia e cultura, con un centro storico veramente meraviglioso, con tantissime casettine di legno, piene di fiori e magia. Infatti, Grindelwald ha a che fare anche con la magia, perché è qui che è nato uno dei maghi più cattivi e forti di sempre, Gellert Grindelwald, che è anche il nome del personaggio interpretato da Johnny Depp nel film Animali Fantastici e Dove Trovarli. Grindelwald è veramente meravigliosa, noi l'abbiamo scoperta in diversi periodi dell'anno ed è bella sia d'estate che d'inverno, dove d'inverno è possibile sciare e fare tantissimi sport sulla neve. A dopo!